Caro Leo, ben ritrovato. Ciao, ciao, dov'è Brogio? Qui, Brogio, ci mancherebbe altro. Guarda, che non sono neanche solo oggi, caro Leo. Come si chiama questo gatto o gatta? Rufus. Allora Rufus. Possiamo dire che tra Lina di Zorro e Rufus di Brogio, almeno non quattro, ma due gatti che ci guardano, ci sono. Eccoci qua. Sentite, oggi come sottotitolo, oltre a palla avvelenata, potremmo dire lo strano caso del cetriolo volante? Allora guarda, ecco, qui, appena nominato. È qui che gira. Allora a questo punto io cambierei un po' la scaletta, col vostro permesso, comincerei subito dalla posta, perché si lega al discorso del cetriolo che gira, che gira. Ora è una lettera, eccola qua, cioè, lo conoscete senz'altro per voi due, per Brogioni e per Zorzi, e la scrive un carissimo amico, Carlo Gobbi, che voi avete avuto modo di conoscere, è uno che si aggiunge ai due gatti e ci guarda, e mi domanda di chiedervi, ma secondo voi, cari Zorro e Brogio, Andrea Giani a Modena mangerà il panettone oppure si dovrà accontentare del cetriolo? Ecco, rispondetemi. Il nostro caro omonimo Andrea Giani, effettivamente in quel di Modena è complicato mangiare i panettoni, sarà perché non è quella la città del panettone e c'è un po' di tensione, lo si è vista molto, il Giangio l'ho visto anche un po' sorridente e non è tanto da lui, quindi qualche paura ce l'ho, non c'è alcun dubbio. E tra l'altro, insomma, Katia Pedrini ha anche detto sto ragazzo qui ci deve portare fuori dalle secche con due partite che non sono proprio facili facili. Sì, mi viene da dire che non solo Andrea Giani deve portare fuori Modena dalle secche, tre sconfitte, anche gli altri. Poi che Modena sia una piazza difficile, ce l'ho anche confermato, caro Zorro, Stankovic domenica, se ti ricordi, no? Che la pressione c'è, è palpabile, si sente. Io mi auguro che il Giangione possa mangiare il panettone, quello che gli piace. O l'alternativa, me lo sono procurato dal vivo, è il cetriolo, Quindi voglio dire, andiamo ora al premio El Velasco e lo facciamo indicare subito da Brogioni. Vai Brogio! Allora, per me questa settimana è El Velasco, io lo do a Nicola Gerbic, cari miei, perché anche se ci ha bidonato ad After Hours, ma l'ho sentito e sarà ospite le prossime domeniche, Nicola Gerbic secondo me è lì, terza posizione in classifica, ricordiamolo però che le altre due che stanno sopra hanno giocato due partite in meno, ma soprattutto io vedo Perugia con un ambiente finalmente un pochino più tranquillo, quindi è riuscito a portare un po' di tranquillità. Nicola Gerbic. Vai Leo. Io invece, come diceva Totò Schillaci, sono completamente d'accordo a metà con il mister Brogioni e quindi assegno El Velasco a Svernisè dipinto, perché qui voi potete girarla come volete, ma Taranto è in zona Europa League, ha mi pare 7 punti in classifica, sta facendo meglio dipinto a Taranto di Mourinho a Roma, e detto questo, mostrando il cetriolo che gira, lascio la parola a Zorro. Leo, ma come si può non dare l'El Velasco al nostro caro, carissimo amico dipinto? Tra l'altro, oltre ad essere bravo, gira unico in Superlega, gli altri hanno device super tecnologici, hanno sistemi computerizzati connessi in wifi, lui ha una cartelletta come la mia con 76 fogli che li guardi, io me li immagino sempre una pallonata, addosso a Vernisè vola la cartelletta e i fogli in giro. Quindi Vernisè è il Velasco per tutta la vita. No, anche perché diciamolo pure, dipinto è un intellettuale della Magna Grecia che mangia pure il caviale, il prosciutto, quello che c'è, perché è abbastanza robusto, ma io credo che il premio della settimana sia suo. E adesso vai pure avanti, Zorro, vai avanti. Vai, andiamo Zorro, avanti? Tu. Andiamo con Rododendro? Rododendro, Brogio. Vai, no, prima Zorro. Allora, io oggi con Rododendro non ho avuto grandissime illuminazioni, perché questa idea qui dicono, però alla fine ci ho ripensato un po' e ho immaginato il buon Bruno Daré che partecipa al mondiale di club con Trento. Lo Zaxa non partecipa e quindi Daré dice, sai che quasi quasi è meglio. La Dinamo Mosca decide che non partecipa al mondiale e gli arriva la Lube di Civitanova col suo caro e fraterno amico
Peppe cor mio, secondo me da re nulla l'ha detto, ma contento di questa roba qui non è. Leo? Sono d'accordo con Zorro che mi sta sorprendendo per la sua lucidità. Il Veneto da re che vorrebbe bestemmiare e che invece rode dentro dicendo ma l'ultima roba che volevo è che questi venissero in Brasile a 40 gradi a rischiare di vincere il Mondiale Superclub. Vai Broggio. Io vado controcorrente, ragazzi. Per me è Yoandi Leal, perché torna a Civitanova con il suo Modena, prende un 3-1 abbastanza pesante, soprattutto per quel quarto set. Secondo me lui è uscito dal Palasport rosicando un bel po'. Ha segnato quindi anche il rododendro, c'è l'amico Gododendro, Leo, se vuoi Zorro, partire. Zorro, dici tu. Perché guarda, sei io... palla oggi, Zorro. Ma non vede il tuo gatto, la tua gatta Nina, Zorro, dov'è? Dove con Giulio Cesare... Cioè, è stata portata a spasso da tuo figlio Numa, questa gatta, hai capito? E come sta il tuo giardiniere Romolo Augustolo? Io poi ci ho messo una settimana a capire che anche mia moglie Giulia, di per sé un nome tipicamente romano, quindi proprio è come se fossi Giulio Cesare. Sì, tra l'altro tu sai che Giulia era anche una famosa martire cristiana, quindi si adatta benissimo a tua moglie questo nome, perfetto. Ma dici a che assegno il Gododendro? A Jiří Kovář. E sapete perché? Bravo. Perché per me lui è proprio è geneticamente il Gododendro. Cioè è uno che da anni fa delle cose meravigliose. Non lo dà a capire. Non sai se è eccitato, se è annoiato. Anche domenica ha fatto cose meravigliose giocando con un ginocchio, però lui è proprio il simbolo di colui che fa cose benissimo e non te lo fa capire, quindi gode dentro. E io quindi mi affido al nostro caro e amico, entusiasta o annoiato, chi lo sa, Jiří Kovář. Beh, io non posso darti torto, ma sentiamo Brogioni, che è un po' la voce della coscienza. Io sono d'accordo con Zorro, ma vado a nominare the new Jiří Kovář della pallavolo italiana, che su me è Giulio Pinali, perché diciamolo ragazzi, si fa male Micheletto, perdono con Padova in casa, perdono a Perugia, insomma con Pinali in campo secondo me qualche dubbietto gli era venuto anche a lui, pronti via, batte Monza, buona partita e secondo me Giulio ha goduto. Cioè, tu mi stai dicendo, Brogio, che Pinali è pronto per venire a fare un mazzo al Cetriolo a noi di Modena domenica prossima. Ti ringrazio molto e per sollevarmi passiamo all'angolo della lettura, che io vi avevo promesso che da oggi ogni volta leggiamo un versetto. Io dal prenderò Vangelo. Appunti. No, leggiamo tutte le volte un brano tratto dal Vangelo secondo De Giorgi, l'ultima opera letteraria del commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Questo è quello vecchio. Eccola, bravissimo. Tra l'altro vogliamo segnalare che... insomma, l'alunno dopo, precisino, bravino. Dopo, io invece, dopo, prof, non ce l'ho il libro. Ragazzi, dopo Scoiattoli e Tacchini di Montali, questo libro di De Giorgi è quello che più si avvicina a Guerra e Pace di Tolstoi. Infatti sentite questo, il versetto 3.16. Leggo, scrive De Giorgi. Nella mia prima vita, quando facevo il palleggiatore, mi sono trovato sempre più che bene con praticamente tutti gli opposti che scendevano in campo con me. L'unico che era veramente un po' un cagacazzi era Zorzi. Allora, questo è il versetto 3, no, 6. Me, allora me, vorrei che tu, no, Zorro, me, hai capito? Vero. No, se hai qualcosa da dire in merito, ecco, dici, dici. No, ho da dire che ho sentito per te qualche giorno fa, perché sono rimasto male la settimana scorsa. Allora, l'ultimo libro che uscirà tra un po', non è ancora uscito, di cui parlavi, ha un titolo molto bello, che è Noi Italia, i valori che ci hanno permesso di salire sul tetto d'Europa in 30 giorni. Di Ferdinando De Giorgi e Giuliano Bergamaschi, che è questo ormai... grande collaboratore di Fede Giorgi. Non è ancora uscito, lo leggeremo. Invece non è vero, hai mentito spudoratamente, Leo, non è vero che quel versetto 7.4 che hai detto, no, non ha mai detto una cosa del genere per te. Non è vero. No, come no? Guarda che io ho avuto il PDF del libro in anteprima, tu non l'hai ancora letto, io sì. C'è ogni scritto. Settimana leggerò un versetto, esatto, da questo libro. E vabbè, se non vi volete mai, passiamo. La Carlona, il premio alla squadra che diciamo meno merita, Brogio, dice Leo, no, no, Leo, stavolta... Guarda, Brogio, guarda... Leo, inizi tu. No, 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 sulla Carlona. Io purtroppo avevo promesso di non farlo più, la Carlona, la Cationa.
perché con Modena che rischia di non giocare la Coppa Italia, che cosa devo fare? Sono qui in pieno marasma. Sembro Mancini durante Irlanda del Nord Italia. Leo, sei stato un funesto profeta già in tempi non sospetti quando dicesti: guardate che la partita con la Svizzera è pericolosissima. Parliamo di calcio per un attimo, hai avuto ragione, siamo incasinati la vita. No, ma Zorro, il problema sai qual è? Che io ho sempre ragione, ma non me la danno mai, me la danno sempre dopo, capisci? E c'è sempre questo cetriolo che gira. Però io ho assegnato la carlona, tocca a voi. Vai, Brogio. Vado io. Io sono d'accordo col dottor Turrini, Modena. Cioè, perché ma non tanto perché ha perso a Civitanova, perché in un big match ci può stare, quel quarto set, quei 30-28, quelle tante errori in battuta, soprattutto nei finali del set, secondo me la carlona va. Zorro, tu non lo fai, non lo dai? Certo che lo do. No, Zorro non parla, è sotto shock per il versetto di De Giorgi, ha già votato. Vabbè, allora Zorro, dici tu il De Donald, a chi dai l'impresa smargiata? Fermi prima tutti. Mi sono bloccato un attimo la carlona perché ero preoccupato, però io farei così. Leo, ma tu che hai esperienza, ma una squadra che si chiama Leo Shoes Perkin Elmer Modena, già questo dovrebbe in qualche modo dare qualche indicazione che spesso si beccherà la carlona. Io farei così, non diamola solo a Cattiona, ma diamolo allo staff della squadra, perché sì, secondo certo. me qui... Certo, no, ma la carlona si dà alla squadra. Certo, la squadra. Si dà alla squadra. Certo. Io ho detto la Cattiona perché è un'amica carissima. Ah, il De Donna, ragazzi, Leon domenica passava sopra il muro, non l'ha mai fermato nessuno, con Giannelli si trova da Dio, era tranquillo, li ha schiantati in battuta, proprio ha smargiassato con questa Perugia che ha trovato il ritmo grossamente. Quindi per me Leon è il simbolo, anche lui il simbolo del De Donald. Leo, io credo che, siccome Zorro non ha risposto ai versetti del Vangelo secondo De Giorgi, non vorrei ulteriormente deprimerlo, e quindi mi allineo e anch'io do il Donald a Leon. Io no, era la mia seconda scelta, ma siccome Zorro ha detto Leon, io ti dico Simone Anzani, perché Simone Anzani ha fatto una partita, ragazzi, sta giocando in queste settimane davvero in maniera incredibile. Leggo 15 punti, 91% in attacco, 5 muri. Beh, ragazzi. Tu sai cosa direbbe Lucchetta col suo straordinario eloquio? Sulle mani con Anzani e aggiungerebbe alabarda spaziale. E vabbè, e con questo, ragazzi, io direi che possiamo anche salutarci. Vi ricordo che la prossima volta ci sarà il nuovo versetto dal Vangelo secondo De Giorgi, libro che io ho avuto il piacere, l'onore di leggere prima di voi. È vero. Vi chiedo un attimo di attenzione, se avete voglia. Sì. Voi non sapete chi è Francesco Biancalana? No, non lo sapete, dai. No. È il commentatore della Sir Safety Perugia delle partite. Un Bravo. Attimo. Allora, diciamo questo. Prova a metterti nei suoi panni, Leo. Tu hai una intera stagione da commentare in cui molte volte riceve Plotnitsky e schiaccia Ricchitli. Ce la fai, bravo, riesci a farlo? Puoi immaginare al poetere velocemente questi sciogli lingua, che è veramente, quindi l'idea è il Siamo premio tutti con lui. Il premio tre tigri contro tre tigri lo diamo a Francesco Biancalana per dover commentare. Anche 33 trentini entrarono in trento trotterellando. Potremmo andare avanti. Guidati da Woody da Re, hai capito? Sì, sono d'accordo. Facciamo i complimenti a questo giovanotto Grande. Che commenta le partite per Perugia. E molto deve bene, commentare, ragazzi. Ragazzi. Siete i bastoni della mia vecchiaia. A presto. Ciao, Leo. Ciao. Ciao. Ciao.